Ci sono dei contributi che la Regione Lazio favorirà per l'occupazione, ma il problema è un po' più esteso relativamente ai posti di lavoro dell'aeroporto di Fiumicino e lei l'ha sottolineato. Sì, è più esteso, non possiamo pensare che il tema si risolvi soltanto con questo provvedimento, però questo provvedimento è un provvedimento concreto, un provvedimento che può dare, diciamo, delle prime risposte. E questo è un fatto positivo, tra l'altro, perché noi abbiamo ogni giorno, diciamo, il rapporto, il contatto con il mondo del lavoro che colpiti da provvedimenti di disoccupazione vengono direttamente all'amministrazione comunale per chiedere aiuto. Questo è un provvedimento che ci mette insieme un po' di finanziamenti, 3 milioni e 300 mila euro, però Zingaretti ha detto anche che è una fase sperimentale. Se funziona, questo ci può permettere magari di fare con un salvadanaio, chiamiamolo così, pubblico, io spero anche in provvedimenti di carattere nazionale, per governare questo processo. Il processo è di un aeroporto che aumenta, voli che aumentano, ristrutturazioni anche che vengono fatte, quindi un aeroporto che complessivamente, diciamo, è molto più accogliente, molto più funzionante rispetto a prima, però con tantissimi provvedimenti di licenziamento o di cassa integrazione. Ecco perché noi dobbiamo camminare di pari passo tra la ristrutturazione e naturalmente la garanzia del lavoro ai nostri dipendenti. Avete una stima di quante persone sono uscite dal mondo del lavoro aeroportuale nel comune di Fiumicino, che ha sempre gravitato intorno a questa realtà industriale? Beh, insomma, tolto l'Italia, perché se noi mettessimo anche l'Italia stiamo parlando veramente di migliaia di persone. Tuttavia, negli ultimi due anni, noi abbiamo avuto sicuramente, soprattutto nei servizi a bordo, nella pulizia degli aerei, nei servizi, diciamo, di ristorazione, veramente un migliaio di persone. E quindi questo diventa insopportabile, ma questo riguarda noi, poi riguarda il Comune di Roma in particolare, perché poi il Comune di Roma è quello maggiormente toccato dai provvedimenti, perché in proporzione, diciamo, i lavoratori sono molto di più quelli che abitano a Roma. Però, insomma, è evidente che anche per un comune come il nostro, di 80.000 persone, avere alcune migliaia di persone che stanno in sofferenza, che immediatamente sono licenziate o vanno in cassa integrazione, questo noi non possiamo permettere.